Let's go, bitches, e benvenuti a questa prima puntata di Breaking the Meta su Destiny. Io sono Power e sono il vostro guardiano preferito. Ebbene, siamo qui per questa serie in cui vi svelerò quelle armi leggendarie che potrete facilmente prendere attraverso fazioni, drop, eccetera, eccetera, senza dover faticare e avere un'arma in grado di competere con il meta del gioco di adesso, cioè competere con Aculio, Ultima Parola, Falco Lunare e tutte quelle armi esotiche, troppo sgravate e rarissime da trovare, che rendono questo PvP brainless e senza skill. Io vi farò trovare delle armi in grado di poter competere con queste. E quella che state vedendo in questo gameplay, fatto con gli highlights delle varie mappe che ho giocato, è il 55A tutta sorte. Questo grandissimo fucile impulsi lo troverete a ben 150 token o coin dell'avanguardia dal quartiermastro dentro l'hangar proprio dell'avanguardia. Quest'arma è fortissima, ma perché? Bene, confrontiamola con il messaggero. Quest'arma ovviamente più cadenza, ma meno impatto, meno gittata e meno stabilità. Ovviamente io vi consiglio questo setup di perk. Il mio consiglio, se usate quest'arma, è di usare Milino Laser OAS, Frenesi Alimentare, perché le uccisioni con quest'arma aumentano la velocità di ricarica per breve tempo. Ogni volta che voi farete una kill, ricaricate l'arma. In più avere calibro ristretto, che vi riduce solo di 3 il caricatore, quindi arriverete a 24, che ce la farete tranquillamente a fare una doppia. In più vi aumenterà la gittata e stabilità per avere più automira da lontano ed essere più precisi. Allo stesso tempo, con l'ultimo perk, ricarica reattiva, che va in combo con Frenesi Alimentare. Le uccisioni con quest'arma aumentano la velocità di ricarica per breve tempo. Ogni volta che ricarete quest'arma dopo un'uccisione, aumenterà i danni inflitti per breve tempo. Proprio mitragliatore, la sua altissima cadenza e la gittata e la stabilità uguali al messaggero la renderanno un'arma killer che potrà contrastare quasi tutto. Ma qual è il vero bonus di questo? Il fatto che passare da 33 danni alla testa a 43 è incredibile, perché darà solamente 2 raffiche. Ricaricherete velocemente e avrete una raffica incredibile dovuta all'alta cadenza. Quest'arma è veramente forte per gli scontri a media distanza e a lunga distanza. Da vicino non è poi così utile, ma se siete bravi e sapete sparare senza mirare o comunque schivare i colpi, le persone che vi lasceranno addosso col teleport, blink e il pompa, se riuscirete tranquillamente a killarli, perché la sua alta cadenza la rende veramente forte. 2, massimo 3 raffiche per uccidere una persona è incredibile. Con questa stabilità e gittata aumentata avrete un'ottima automira da lontano e una grandissima stabilità per centrare sempre la testa. Ricordate sempre di cercare la testa e di ricaricare a ogni kill che farete, pure se avrete già il bonus della ricarica reattiva. Ogni volta che ricaricate, bam, continuate a fare una kill, perché quei 5 secondi che avete di tempo potrete tranquillamente shottare una persona. Quest'arma è fortissima e può tranquillamente rompere il meta e contrastare un'arma come l'Ultima Parola, che spara veramente tanto veloce, o l'Aculeo. La cosa che dovrete imparare a fare però è strafare, cioè schivare quel colpo mortale o quei 2 colpi mortali che potrebbero ucciderci. Un'altra cosa importante, se siete bravi a farlo, è mentre mirate alzatevi e abbassatevi. Io lo faccio perché ovviamente gioco in claw e con l'indice premo cerchio, ma ugualmente se siete bravi cercate di farlo, perché molte volte schiverete quel colpo alla testa che può essere fondamentale per salvarvi. Quest'arma è incredibile, è divertentissima da usare, specialmente perché è molto veloce, e quindi io la consiglio per Breaking the Meta parte 1. Io spero vi sia piaciuto questo primo episodio, bitches. Non vedo l'ora di affrontare nel prossimo episodio le prossime armi, che voglio fare anche cecchini, tra l'altro, mitraglioni e comunque altre armi che vengono veramente poco usate in questo gioco. Io spero vi sia piaciuto questo video, quindi vi saluto, let's go, bitches, fatemi sapere qui sotto.